Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi parliamo di un caso che ha fatto epoca e per la vostra somma gioia torno a parlarvi di un caso accaduto in Italia, più precisamente a Roma. Questa è una storia totalmente dominata dalla volontà. Una volontà cieca e irrazionale che potremmo accomunare ad una notte infinita. Una notte formata da quel buio che ci inganna. Ma la verità è che per noi la notte non è infinita. Quel buio ingannevole passa. E d'altro canto ci troviamo di fronte a una nuova alba. Un altro giro per inseguire un altro desiderio in quella notte buia che ci inganna. Quella notte non cambia, ma si ripete. Ed ecco che arriva anche la notte dopo e quella dopo ancora. Questa volontà cieca, oscura, questo buio che ci inganna, è la chiave per leggere il caso di oggi. Questa è la storia di una moglie che vuole un giovane amante, ma vuole anche preservare la propria posizione sociale. Questa è la storia di un marito che vuole difendere ad ogni costo la sua donna, ma vuole anche difendere il suo onore. E poi, nella nostra storia c'è un uomo, un giovane che frequenta molte donne, ne ama una e poi ne vuole un'altra. I protagonisti di questa storia sono diventati tutti vittima di quel buio, di quella volontà cieca e irrazionale che alla fine non fa ottenere a nessuno ciò che realmente vuole. Oggi parliamo del caso Bebawi. Siamo nella Roma degli anni 60, quella della dolce vita, la Roma di Fellini, di Mastroianni, la Roma delle star, del jet set, degli artisti e degli ultimi aristocratici. È la mattina di lunedì 20 gennaio 1964, quando le strade di Roma si riempiono di impiegati, di cassiere, di autisti e di spazzini. Le star e i paparazzi stanno ancora dormendo e una donna sulla quarantina affretta il passo. Svolta su Via Lazio, passa davanti a una Mercedes nera, è davvero parcheggiata in modo pessimo. Infatti, il muso sporge oltre il marciapiede. Quella donna, alla vista di quella macchina, si innervosisce tantissimo. Perché quella Mercedes nera appartiene al suo capo che ormai da due giorni è sparito senza lasciare traccia. Non ha avvisato che sarebbe partito, non si è fatto sentire, niente di tutto ciò. Il nome di quella donna è Karin. Guarda la macchina pensierosa, poi si gira, va verso un palazzo e si ferma davanti a un portone, al civico 9. Fuori da quella porta c'è una targa in ottone che recita Tricotex, Import, Export, Tessile. Karin entra in quel portone. Appena all'ingresso fa un cenno di saluto al portiere, che neanche ricambia. È troppo occupato a leggere la Gazzetta dello Sport. Karin sta al terzo piano. Entra nell'ufficio della Tricotex e si dirige con un passo nervoso verso l'ufficio del presidente. Sulla sedia, Karin nota un soprabito scuro, mentre sulla scrivania nota degli occhiali da vista, e quegli occhiali da vista sono proprio del suo principale. Karin è così seccata che al momento non si accorge che a terra c'è qualcosa accanto alla finestra. Quando sta per uscire, ecco che il suo sguardo punta verso quella direzione. E quello che vede la fa letteralmente raggelare. Quello è il corpo di un uomo senza vita. Karin lo riconosce subito. È il suo capo. La donna quindi chiama la polizia, che giunta sul posto la interroga. Mentre un medico della scientifica sta analizzando il corpo. La vittima è stata colpita da 4 pallottole. La prima lo ha colpito alla schiena ed è caduta al suolo. I restanti colpi lo hanno colpito alla testa, fino a finirlo. Il medico però nota qualcos'altro, perché la faccia di quell'uomo non è assolutamente stata deturpata solo da delle pallottole. C'è qualcosa d'altro. Quell'uomo ha il volto totalmente sfigurato dal vetriolo. La vittima oggi lo definiremo probabilmente come poco più di un ragazzo. Si chiama Farouk Kubaji. È un uomo d'affari egiziano, figlio dell'ex ministro del tesoro egiziano ed uno degli scapoli più appetibili di quel periodo. Ma chi può aver fatto fuori Farouk? Chi poteva guadagnare qualcosa dalla sua dipartita? La polizia se lo domanda perché le modalità dell'evento sono davvero strane. Prima le pallottole, dopo il vetriolo. Il vetriolo la polizia la inquadra come una tipica arma da donna. E quindi quella pare la vendetta di un'amante delusa. Peccato che Farouk, stando alle voci che circolano, diamanti ne aveva davvero a dozzine. E quindi gli inquirenti sono sicuri. Trovare la colpevole sarebbe stato come trovare un ago in un pagliaio. O forse no. Gli inquirenti si sbagliano perché Karin, la segretaria di Farouk, i suoi amici e i suoi parenti, non hanno assolutamente alcun dubbio, non battono neanche ciglio. Sono sicuri che se Farouk è venuto a mancare, a colpire è stata sicuramente Claire Bebawi. Claire Bebawi è sposata con un miliardario egiziano con interessi nel settore tessile. Ma Claire
Chi è esattamente? E quel miliardario egiziano? Suo marito? Ma poi, perché un miliardario avrebbe interesse a colpire una persona ricca come Farouk? Come al solito ci tocca fare un passettino indietro. Ci allontaniamo dall'Italia, arrivando a El Cairo, in Egitto. Siamo alla fine degli anni 30 e la capitale egiziana sta emergendo da un passato poco più che feudale, per aprirsi finalmente all'Occidente e alle sue modernità. Sulle sue strade hanno iniziato a circolare le carrozze dei nuovi ricchi. Inoltre, grazie all'influenza inglese e francese, in città aprono ben presto nuovi negozi e boutique alla moda. E poi ci sono delle voci. Voci che raccontano di meravigliose feste che animano la corte di Re Farouk. E proprio in questo periodo che viene al mondo, il 30 giugno del 1928, Claire. Sua madre è una donna olandese di origini polacche, mentre invece suo padre è un ingegnere egiziano che lavora alla manutenzione del canale di Suez. Claire vive un'infanzia serena e riceve un'educazione di stampo europeo. L'ambiente benestante della nascente borghesia egiziana ha posto la bambina ad anni luce dai suoi coetanei, che scorrazzano tra le strade e le vie di El Cairo. Inoltre, la sua posizione la rendeva, sì, privilegiata, ma non così privilegiata da garantirle un accesso a corte. Però c'è da dire che non era neanche così lontano da farle credere che quel mondo le fosse del tutto inaccessibile. I suoi genitori le hanno fatto studiare il francese e quel sogno di ricchezza lo coltivano ogni santo giorno. Per questo, nel 1947, Claire, che ha ormai 19 anni, sposa un promettente imprenditore del settore del cotone. Si chiama Youssef Bebaoui e di anni ne ha 22. La madre di Claire le ha spiegato che il matrimonio con quell'uomo l'avrebbe indubbiamente portata ad una vita di agi e ricchezze. È in questo modo che Claire si sposa con un uomo che conosce appena, convinta che per lei quello sarebbe stato un matrimonio favoloso, una fiaba. Quella fiaba presto si trasformerà in un incubo. Ma Claire questo ancora non può saperlo. Se Claire e Youssef sono cattolici, quindi si sposano in chiesa, con rito copto. Per Claire i primi anni con Youssef sono davvero favolosi. L'uomo la sorprende di continuo e quando giunge la fine della guerra, l'Europa è in piena ricostruzione. Le materie prime a basso costo che arrivano dal Medio Oriente sono molto ricercate. E ovviamente questa è un'opportunità per molti imprenditori di fare affari d'oro. Tra questi c'è anche Youssef, la cui famiglia da sempre ha interessi nel campo del cotone. Ma c'è un fatto, per fare affari in Europa bisogna viaggiare. E infatti la famiglia si sposta sempre. Prima vanno in Libano, un luogo dove si concentrano incredibili capitali e ricchezze. Poi si spostano in Europa. Nel 1949 Claire rimane incinta del suo primo figlio, Murad. Così Youssef decide che il posto migliore per stabilirsi è Losanna, in Svizzera. Sta proprio nel cuore dell'Europa. Losanna sta a poche ore da qualsiasi destinazione europea e quindi per loro va benissimo. Nel frattempo i giorni passano. I giorni diventano mesi. I mesi diventano anni. Alla coppia nascono altri due figli. Nel 1951 nasce Milin, mentre nel 1953 nasce Sheriff, il più piccolo. L'allattamento e la cura dei tre bambini occupano tutte le attenzioni di Claire, nonostante lei certo non rinuncia a cameriere o bambinaie. Passano altri 7 anni e arriviamo al 1960. Nel 1960 Claire non è più una ragazzina e non vuole nella sua vita essere solo una madre. Claire vuole di più. Dall'altra parte c'è Youssef, suo marito, che sicuramente è molto impegnato con gli affari, ma è anche un marito molto attento e ancora follemente innamorato di lei. Le riserva davvero sguardi adoranti e Claire se ne accorge. L'ammirazione di suo marito gliela legge negli occhi, in quanto, nonostante le 3 gravidanze, Claire rimane una donna bellissima. Però è proprio a questo punto che arrivano i primi problemi, perché più lo sguardo di Youssef si fa adorante, più lei lo trova irritante. Lo evita, lo rifiuta. Mentre Youssef è in adorazione, Claire si chiede cosa abbia fatto di male per meritarsi un marito del genere. Claire a questo punto va allo specchio, si sistema, si trucca per bene, si mette uno smalto, lo fa asciugare perfettamente. Poi si guarda allo specchio meglio, guarda i suoi capelli, non le piacciono, non riesce proprio a tenerli in piega. Così prende il cappotto, se lo infila e si dirige verso l'uscita di casa. La voce di Youssef la raggiunge immediatamente. «Dove vai?» le chiede. Claire risponde in modo molto semplice. «Beh, vado dal parrucchiere, in centro». Youssef quindi ribatte. «Ma come? Non mi saluti neanche?» Si avvicina per un bacio e Claire gli sfiora di malavoglia la guancia con le labbra per poi uscire di casa. È la primavera del 1960, quando arriva qualcosa a rompere la triste e monotona quotidianità da signora di Claire. Youssef, suo marito, ha un incontro con un altro imprenditore, ovviamente anche lui con interessi nel mondo del tessile. Ebbene, si chiama Mounir e di cognome fa
Kurbagi. Siamo in un caffè al centro di Ginevra, è una bella giornata d'aprile e ormai non fa più tanto freddo. Ai tavoli di quel caffè sono seduti aristocratici e ricchi imprenditori, tutti accompagnati dalle loro mogli ingioiellate, e tra di loro, di certo, non manca Claire. Seduti con lei ci sono Munir e Youssef. Hanno appena ordinato qualcosa da bere quando Munir prende la parola e presenta a Claire e a Youssef il figlio di suo fratello. Munir, dice, si chiama Farouk, proprio come il nostro amato re. Ed ecco che ben presto si presenta davanti agli occhi di Claire e di Youssef un bel giovane, timido e ben vestito, medio orientale, ma con un fascino europeo che traspare chiaramente dalla scelta dei suoi abiti. Il giovane osserva Claire e sorride. Lei ricambia. Presto quello che avevano ordinato arriva al tavolo. Youssef e Munir sono impegnati a parlare di affari e quindi non si rendono minimamente conto di quello che sta accadendo proprio sotto i loro occhi. Farouk non riesce a distogliere lo sguardo da Claire. La guarda con ammirazione e le sorride. E quel sorriso, pensa Claire, è così diverso da quello di suo marito. Non è un sorriso di ammirazione, è un sorriso di desiderio. Claire è ovviamente affascinata da questo giovane, ma distoglie lo sguardo in fretta. Non vuole farsi beccare da suo marito che fa gli occhioni dolci a qualcuno che ha conosciuto mezz'ora prima. Al termine dell'incontro, Munir e Youssef si danno appuntamento al giorno dopo. Ma Claire ha qualcosa da ridire. Infatti suo marito le ha promesso che il giorno dopo l'avrebbe portata a Parigi. Youssef si zittisce, sta per parlare. Ma Farouk, il giovanotto con lo sguardo pieno di desiderio, si fa avanti e dice in modo gentile: ma che coincidenza, anche io domani devo proprio andare a Parigi. Youssef ovviamente non ha capito minimamente che tra sua moglie e quell'uomo c'è parecchio feeling. E quindi dice con estrema tranquillità: vedi cara, è tutto risolto. Tu domani andrai a Parigi con Farouk. È lui che si occuperà di te. È in effetti da questa precisa proposta che le cose iniziano seriamente a mutare. Infatti 12 ore più tardi Farouk e Claire sono a Parigi, in una stanza d'albergo, insieme, abbracciati nel letto. Hanno ovviamente avuto un rapporto, l'uomo la guarda ammagliato, continua ad accarezzarla. Non ha mai visto in effetti una donna tanto bella in vita sua. E mentre la carezza, le giura amore eterno. Le confida che in realtà non ha mai amato nessuna come ama lei. Poco importa se si sono conosciuti solo il giorno prima, lui è rimasto letteralmente ammagliato da Claire. È stato letteralmente un colpo di fulmine. Farouk le promette che mai la lascerà o tradirà con nessun'altra. E per Claire quelle parole sono davvero come una pozione, si sente di nuovo viva e si rende conto che Farouk, con la sua giovinezza, le ha fatto ricordare quanto la vita con Youssef sia così malinconica e abitudinaria, solo una parvenza di vita. La loro relazione è senza sentimento, vuota. Claire ha preso in sposo Youssef, che era ancora una ragazzina. Cosa ne sapeva lei dell'amore? Inizialmente le cose erano anche andate bene tra di loro. Ma la verità è che Claire, nonostante la vita agiata, nonostante i figli che ha messo al mondo con quell'uomo, nonostante la serenità dei primi tempi, appena dopo il matrimonio, forse non l'ha neanche mai amato. Non riesce a paragonare l'amore che ha provato per Youssef a quello che sta provando in quel momento, in quel letto, a Parigi. E quindi Claire si lascia cullare nelle braccia di quel ragazzo, Farouk. Lui ha 21 anni. Lei, nonostante dica in giro di averne 28, in realtà ne ha 32. Sono 11 anni di più. Indubbiamente è una bella differenza. Farouk è figlio di un ricchissimo imprenditore e politico egiziano. Quel ragazzo aveva sicuramente intelligenza e disciplina. Gli mancava, secondo suo padre, un po' di spina dorsale. Infatti, negli anni 60 gli aveva lasciato un ingente capitale, spingendolo a cercare fortuna in Europa, e suo zio Munir lo aveva effettivamente aiutato a introdursi negli ambienti che contano. La carriera di Farouk è in piena ascesa quando incontra Claire, e la relazione tra i due è una relazione travolgente, passionale. I due si vedono di nascosto tutte le volte che possono. Quando Claire parte per Roma o per Ginevra, lui la segue. Quando lei chiama, lui risponde. Sempre disponibile, sempre attento, sempre incredibilmente innamorato. Claire, sì, sostiene di essere innamorata di Farouk, ma d'altro canto lo usa perché pensa sia troppo giovane e impetuoso. Pensa che tra di loro ci sia un gioco più che una relazione. Però si comporta comunque in modo strano. Prima lo vuole e le manca. Poi d'un tratto non lo vuole più. Lo desidera e allo stesso tempo lo respinge. Insomma, lo usa a suo piacimento. Ma non riesce proprio a staccarsi da lui, in nessun modo. Arriva un giorno in cui Farouk le chiede addirittura di diventare sua moglie. Ma lei rifiuta, gli dice: ma sei matto? Io sono una donna sposata. Purtroppo per Claire la favola dura poco. Youssef capisce che dietro quei viaggi, dietro quegli impegni, quella ritrosia nel farsi toccare e baciare, c'è per forza un uomo. E Youssef si interroga.
chi gli sta portando via la moglie? A confilargli la verità è un suo amico arabo. Si incontrano in un bar a Ginevra. Immediatamente l'amico svela a Youssef che Claire ha una storia con Farouk Koubagi. Youssef rimane senza parole e non riesce a credere alle parole dell'amico. Ma l'uomo insiste guardando Youssef e dicendogli: ormai a Ginevra e Losanna lo sanno tutti. E tu quella donna dovresti cacciarla di casa. E in fretta. Youssef è incredulo. In un secondo momento, appena si calma, sale sull'auto e si dirige a casa. Claire, come al solito, davanti allo specchio, intenta sistemarsi per uscire. Suo marito, appena torna a casa, la affronta. Si avvicina, la prende per un braccio, la strattona e poi le dice: come hai potuto con quel ragazzino? Non hai vergogna né pudore! Ma Claire reagisce. Non accetta minimamente che suo marito la tratti così. Quindi si sfoga e gli urla addosso: come ho potuto andare io con Farouk? Piuttosto, come ho potuto sposare una nullità come te? Guardati, non hai neppure 40 anni e già sei vecchio, un vecchio decrepito. Quando mi hai preso in sposa, ero una ragazzina, ma ora sono una donna e non mi farò certo dire da te come devo vivere o non vivere la mia vita. Appena finita la sfuriata, Claire alza il braccio e schiaffeggia suo marito, che rimane letteralmente immobile come una statua. Non sa cosa fare, non sa come reagire. Con i mesi che passano, Youssef è sempre più confuso, non sa proprio che pesci prendere. Come comportarsi con Claire? La verità però è che quell'uomo non riesce a star vicino a quella donna in modo sereno, ma non riesce neanche a starle lontano, non riesce a rinunciare a lei. Di conseguenza, Claire e Youssef continuano a vivere sotto lo stesso tetto e a condurre la stessa vita che conducevano prima. Ma, ovviamente, quella routine diventa ogni giorno sempre più insopportabile. D'altro canto, il divorzio non è assolutamente una via praticabile. I due si sono sposati in chiesa, ma c'è una possibilità. A suggerirla Youssef è un suo amico avvocato sudanese. L'uomo gli dice tali parole: Youssef, se tu diventassi musulmano, la legge islamica ti permetterebbe di ripudiare tua moglie senza problemi. Anzi, ti dirò di più, ti permetterebbe di ripudiarla e volendo persino di ripensarci e riprendertela indietro quando ti pare. All'uomo brillano gli occhi. Quello è il perfetto strumento di ricatto. Così, il 20 febbraio 1963, Youssef comunica a sua moglie Claire che vuole cacciarla di casa e contemporaneamente scrive una lettera a Farouk. E gli scrive: Farouk, ti può interessare sapere che io sono pienamente al corrente della relazione disgustosa che continua tra mia moglie e te. Trovo cosa orribile che un ragazzo della tua età scenda così in basso da insidiare una madre di 3 bambini, una moglie ed una donna che è pure molto anziana. Particolarmente odioso è il fatto che da principio ti ho considerato un amico. Tu sei solo un ragazzo sporco e degenerato. Non mi ci è voluto molto scoprire tutto. Sappi che mia moglie non rimarrà oltre nella mia casa. Ora è disponibile. A questo punto Claire va letteralmente nel panico. Per mesi e mesi ha giocato un gioco pericoloso, tenendo sul filo del rasoio 2 uomini. Claire si divertiva col giovane amante tutte le volte che desiderava, ma usava il marito per continuare a mantenere una posizione di facciata. Ma se il marito l'avesse ripudiata, che ne sarebbe stato di lei? Claire non sa assolutamente che fare, ha paura, è spaventata. Non la vuole lasciare alla fine quella vita. I vestiti, i viaggi, i visoni, le camere d'albergo a 5 stelle, le cameriere. Insomma, al suo stile di vita Claire non vuole rinunciare. E allora che cosa fa? Claire per la prima volta cerca conforto nel suo amante. È disorientata Claire, forse crede addirittura di poter risolvere la situazione col marito. Quindi, con l'animo pieno di confusione, la donna telegrafa al suo amante Farouk: complicazioni estremamente serie riguardanti te. Prego, telegrafare e scrivere immediatamente presso questo fermoposta. Sto affrontando un vero e proprio disastro. Farouk si sente investito, all'improvviso, da una responsabilità che non aveva neanche immaginato. E quindi risponde a Claire, in preda a una raffica di emozioni. Le scrive: Claire, questa è la seconda lettera che ti scrivo in 2 ore. Mi sento immobilizzato, non riesco ad agire, non riesco a lavorare, non riesco a respirare. Sono diventato pensieroso, incostante e nervoso. Penso al mio futuro, al mio destino e mi appare denso di nubi. Non sono mai stato così depresso, frustrato, disperato in vita mia. Sono di umore nero e demoralizzato. Né Claire né Farouk sanno cosa fare, fino a quando non accade il peggio. Arriviamo al 5 marzo del 1963, quando a Khartoum, nel Sudan, Youssef ripudia sua moglie Claire. E ora è Claire a dover correre ai ripari. Per la prima volta è lei a cercare Farouk, a metterlo nell'angolo, esortandolo a mantenere le sue promesse. Le aveva giurato amore eterno, le aveva chiesto la mano, ed ora era giunto il momento di dimostrare che quelle frasi non erano dette solamente per farla cedere al suo amore,
Il punto è che oramai Farouk non è più a Losanna, si è trasferito a Roma, dove sta conducendo una vita totalmente diversa. Farouk era arrivato a Roma mesi prima, prendendo una casa nel ricco quartiere dei Parioli. L'uomo era arrivato nella capitale portando con sé una dote di miliardi che suo padre gli aveva lasciato e con la volontà di farsi strada nel mondo degli affari. Farouk nel 1962 aveva acquistato un'azienda nel settore tessile, ossia la Tricotex. È in questo modo che ha iniziato una carriera imprenditoriale. A Roma però Farouk non conosceva proprio nessuno. Così un amico di famiglia gli ha fatto conoscere una donna molto nota nei circoli che contano, ossia Patrizia De Blanc. Patrizia De Blanc è figlia di un ambasciatore e di una nobildonna. Era ben vista in tutti i salotti della Roma bene e per lei la dolce vita non aveva alcun segreto. Sotto la sua guida Farouk piano piano viene introdotto negli ambienti che contano e ben presto si fa una fama dal gran seduttore playboy. Non solo aveva una bella presenza, era un bel ragazzo, ma aveva anche un bel gruzzolo di miliardi. La notizia delle sue conquiste arriva ben presto anche a Claire. Da qui ne nasce un balletto di accuse reciproche. Farouk le scrive: «Mia adorata, smettila di svilirmi, smetti di insultarmi. Circa la tua accusa che io stia tra le braccia di altre, è troppo ridicola per essere dibattuta». Claire risponde a Farouk: «Tu non hai alcun diritto di rimproverarmi. Dopo tutto il danno e la miseria che mi hai causato, rimani pure con le tue donnacce alle quali appartieni e non intervenire più nella mia vita che hai completamente rovinato». Qui però, ragazzi e ragazze, sorge un altro problema, perché Farouk è un po' nella stessa condizione di Youssef. Non riesce a stare con Claire, no, ma non riesce neanche a lasciarla. A ottobre Farouk invita a Roma Claire, peccato che dopo il litigio la lasci lì, sola in albergo, mentre lui esce e va a divertirsi. Poi si spostano a Capri e litigano anche lì, in quanto Claire lo accusa di non avere il coraggio di sposarla. Sebbene Claire non lo sappia, il legame tra Farouk e Patrizia De Blanc è diventato, mano a mano, sempre più stretto. Arriviamo a dicembre del 1963, per la precisione è la notte di Capodanno, e in questa notte avvengono due cose, parallele ma diverse. Claire è tornata con suo marito Youssef. I coniugi Bebawi festeggiano il Capodanno sulle Alpi Bernesi con degli amici. Youssef dice a Claire che le ama ancora, nonostante tutto. Non può stare senza di lei. L'uomo fa appello ai loro tre figli, alla vita che si sono costruiti assieme. Claire, dal canto suo, è indecisa. Con Farouk è chiaramente un periodaccio. Litigano in continuazione. Ormai lui non fa nient'altro che metterla da parte. E la donna sa che ora, se respingesse Youssef, perderebbe tutto e rischierebbe di rimanere da sola. Dall'altro lato delle Alpi, a diversi chilometri a sud, Farouk e Patrizia sono in un ricco appartamento romano. Farouk le dice che con il passare dei mesi lei per lui è diventata tanto importante. Le sussurra all'orecchio che non riesce più ad immaginare una vita senza di lei. Intanto Youssef dice a Claire che sarebbe disposto a tutto per lei. Le dice: «Chiedimi tutto quello che vuoi, qualsiasi cosa». A Claire lo sguardo si trasforma, diventa cupo, maligno. E mentre lei escogita una vendetta terribile, Farouk, a Roma, chiede a Patrizia di sposarlo. Con ogni probabilità tutto è stato deciso quella notte di Capodanno, a cavallo tra il 63 e il 64. C'è Claire, che non vuole Youssef, ma non vuole neanche rimanere da sola. Claire che vuole sposare Farouk, ma vuole anche vendicarsi di lui. C'è Youssef, che sì, ama Claire con tutto se stesso, ma un po' la odia per essersi innamorata di qualcun altro. Youssef lotta per il suo valore, per il suo onore, ma forse alla fine da Claire si accontenterebbe anche di un rapporto finto, di facciata. Basta averla al suo fianco. E poi c'è Farouk, che inutile dirlo, è tutto sommato ancora alquanto ammaliato da Claire. È stato il suo primo grande amore. Quindi anche lui non riesce ad allontanarla. Non del tutto, non come dovrebbe. L'uomo è in preda a un senso di colpa che Claire, minuziosamente, alimenta ogni singolo giorno. Però c'è anche una parte di Farouk ormai innamorato di un'altra donna, Patrizia. O forse Farouk è innamorato dalla possibilità di scappare da Claire? Come avrete capito, è tutto un gran casino. Ed è proprio in questo momento che le volontà cieche e irrazionali dei personaggi vengono definitivamente a galla. Tutto il groviglio di sentimenti contrastanti, passioni incontrollate e desideri assurdi, impossibili da realizzare, prendono un'unica direzione. Una direzione da cui nessuno dei protagonisti potrà tornare indietro. È il pomeriggio del 17 gennaio del 1964. Claire telefona a Farouk nel suo ufficio e hanno una lite. Farouk glielo dice chiaro e tondo: non solo non può, ma non vuole sposarla. Farouk, dopo aver agganciato il telefono, comunica alla sua segretaria di non passargli più alcuna chiamata da parte di Claire. L'uomo la notte la passa con Patrizia e il mattino seguente, il 18 gennaio, si danno appuntamento per la sera stessa ad un ricevimento. Il 18 gennaio alle 14.15 i coniugi Bebawi atterrano all'aeroporto di Fiumicino.
portano con sé una pistola e un flacone di acido solforico. Hanno prenotato una stanza all'hotel Parioli, a circa 500 metri dalla casa di Farouk, ma la disdicono. Arrivano quindi all'hotel La Residenza, che si trova a un centinaio di metri dall'ufficio della Tricotex, più precisamente in via Lazio. Sono le 16.35. Alle 17 in punto, Claire e Youssef scendono nella hall dell'albergo e Claire va a fare una telefonata sotto gli occhi di suo marito. Farouk è a casa sua, riceve una chiamata e dice alla cameriera che deve uscire per un impegno improvviso. Sul letto c'è l'abito che deve indossare per il ricevimento della sera. Farouk quindi prende la macchina e la posteggia nervosamente in via Lazio. Sale le scale del suo ufficio. Sono esattamente le 17.30. Alla stessa ora i coniugi Bebawi lasciano l'hotel. Lei con una pelliccia e il foulard in testa, lui con un cappotto e il colbacco. Ciò che è successo dopo è stata materia di dibattito per 6 processi diversi. Le dinamiche dei fatti non si sono mai chiarite con esattezza, ma si presume sia accaduto questo. Claire e Youssef arrivano nello stabile di via Lazio. Entrano, non visti dal portiere, e salgono nell'ufficio della Tricotex. Farouk le riceve ed è anche sollevato di vederle insieme. Forse pensa di poter risolvere quella questione una volta per tutte. Ma in realtà Youssef lo insulta, gli dà del degenerato, dello sfasciafamiglie, mentre Claire zitta lo guarda con rancore, tenendo tra le mani, nascosta tra i vestiti, la bottiglia piena di vetriolo. Farouk, però, non sta in silenzio. Reagisce. Urla che possono entrambi andare al diavolo e non farsi vedere mai più. È a questo punto che Youssef tira fuori la pistola, la punta e fa fuoco 4 volte. Solo a quel punto Claire si avvicina al corpo dell'amante e gli versa l'acido in faccia. Schizzi di vetriolo la colpiscono alle mani e al volto. Youssef e Claire scappano in gran fretta, tornano in albergo, fanno le valigie e prendono un treno per Napoli. Poi si spostano a Brindisi e da lì vanno ad Atene. Arrivati nella capitale greca, i due comprano in farmacia un unguento per le scottature. Arriviamo quindi al 20 gennaio del 1964, quando la polizia, arrivata sulla scena del crimine, chiamata dalla segretaria della vittima, ossia Karin, inizia ad indagare. E in effetti già le prime indagini chiariscono la tempistica degli eventi. Alle 17.20 un vicino di casa di Farouk l'ha visto lasciare casa sua in gran fretta. Alle 17.30 Ercole Cesarini, seduto sulla sua sedia di paglia fuori dalla pompa di benzina che gestisce da circa un decennio, aveva visto la Mercedes di Farouk posteggiare malamente vicino all'incrocio con via Lazio. Poco dopo Aldo Simoni, il portiere dello stabile dove aveva sede la Tricotex, aveva visto Farouk entrare nell'androne del palazzo e dirigersi fino al terzo piano. Alle 18.15 Elisabetta Luparelli, che abitava nell'appartamento sottostante, aveva chiaramente sentito le grida di un uomo seguite da un tonfo. Per gli inquirenti quindi non c'erano dubbi, qualcuno tra le 18.10 e le 18.30 aveva fatto fuori Farouk ed era sparito, chiudendosi la porta della Tricotex alle spalle. Chiunque aveva colpito Farouk lo conosceva bene, sapeva le sue abitudini e, come avevo detto inizio video, sia la segretaria di Farouk che i suoi amici, che i suoi parenti, avevano immediatamente puntato il dito su Claire Bebawi. Ed in effetti Claire e suo marito erano giusto giusto arrivati a Roma per poi spostarsi di gran fretta a Napoli poco dopo la tragedia. Poi si spostano nuovamente a Brindisi e da lì prendono un traghetto per Atene. E così, la sera del 21 gennaio 1964, gli agenti dell'Interpol irrompono nella stanza 819 dell'hotel Hesperia, un 5 stelle di Atene, per interrogare Claire e suo marito, Youssef Bebawi. Però c'è qualcosa che frega immediatamente Claire. L'ufficiale della polizia italiana inviato a interrogarli nota immediatamente i segni di bruciature di acido sul viso di Claire. È così che i coniugi vengono arrestati e riportati a Napoli. Il processo Bebawi ha visto nomi importantissimi della giurisprudenza italiana e della politica italiana. Youssef è difeso da Giuliano Vassalli, che sarà anche ministro di Grazia e di Giustizia. Claire è difesa da Giovanni Leone, che diventerà il presidente della Repubblica. Il processo ha fatto scuola, in quanto di base i due coniugi si sono accusati reciprocamente del terribile gesto, in un intrigo di dichiarazioni contrastanti talmente opposte che la corte non è effettivamente riuscita a stabilire la realtà dei fatti. Per carità, i giudici sapevano che uno dei due o entrambi erano colpevoli, ma sono stati costretti ad emettere una sentenza di primo grado che tutt'oggi è un simbolo di grande coerenza non solo giuridica, ma anche morale. Nell'impossibilità di stabilire con certezza chi fosse il colpevole, la giuria ha liberato entrambi gli imputati. Ha ritenuto ripugnante la sola idea di poter condannare ingiustamente un innocente. Ma questa è solo la sentenza di primo grado.
quella del 1966. Ci sono voluti quasi 10 anni per avere un verdetto definitivo. Nel 1974 la Cassazione conferma la sentenza di appello, che nel 1968 condannava entrambi a 22 anni di carcere per omicidio volontario. Ebbene, i due non li sconteranno mai. Entrambi lasciano l'Italia per paesi per i quali non esisteva l'estradizione. Lei in Egitto, lui in Svizzera. Ragazzi, questa è una storia che a me, onestamente, ha stupito. La personalità di Clara, a mio parere, è molto, molto particolare. E dubito si sappia fino in fondo cosa le passasse per la testa. Ma secondo voi, ha mai amato Claire? Si è indubbiamente fatta amare, si è fatta adorare. Ma lei, ha mai amato? Ha mai adorato qualcuno? Questa è la domanda che mi ha invaso il cervello appena sono arrivata alla fine di questo caso. Patrizia De Blanc, dopo la relazione con Farouk, sposerà niente po' di meno che Giuseppe Drommi. Ve lo menziono semplicemente perché è stato il primo marito di Anna Fallarino, venuta a mancare nel celebre delitto Casa di Stampa, di cui, peraltro, vi ho anche già parlato in un video. Oggi, dei coniugi Bebawi, si sono perse totalmente le tracce. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare questo video. Spero vivamente che per voi questo video possa essere stato di compagnia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso, lo conoscevate, è un caso abbastanza famoso. Cosa ne pensate voi dei coniugi Bebawi? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.